urbani, i carabinieri, la polizia municipale, cioè persone che stanno con noi per proteggerci, non per fare il male agli altri. Vabbè, io non è un soldato cattivo, ma è quello che chiamiamo le forze dell'ordine, cioè coloro che ci aiutano a vivere in sicurezza. Bene, in questo c'è tempo, perché è importante, se vogliamo un soldato, se avrà fatto la guerra, no. Anzi, lui ha sentito che i suoi amici erano in difficoltà e è andato ad aiutarli. Per questo io ho il colore rosso, perché indica un amore grande, perché ha sentito che i suoi amici erano in difficoltà e è andato ad aiutarli. Allora, queste campanelle noi portiamo, al di là della storia che vedrete, indica una cosa, soprattutto per gli adulti, perché voi non avete un problema, perché penso che siete vivaci, no? Siete bambini, quindi penso un po' di vita ce l'avete, no? Però noi adulti siamo un po' spenti, ci abbiamo sempre a lamentarci, non ci va bene mai niente. Allora, oggi che voi andate per le strade con le campanelle, vogliamo dire alle persone che vi ascolteranno, bisogna che vi svegliate, che state attenti alla vita, ai problemi degli altri, che siate un po' contenti, anche se tante cose vanno male, perché la gioia c'è vicino a voi, piccola o grande, c'è sempre, ma se noi ce la mettiamo sempre, queste gioie sicuramente non le troviamo mai. Oh, questo suono ci fa capire proprio che il cuore bisogna che si risveglia un po', eh? Ritrovi un po' la gioia, l'entusiasmo, oh, per quelli che non ce l'hanno, chiediamo proprio che il Signore ci faccia questa grazia di ritrovare la fiducia, la speranza, di vedere le cose belle più che quelle brutte, che ci sono sempre, di trovare ogni giorno un motivo per dire grazie. Questo è un po' il senso in cui andiamo a benedire queste campanelle, proprio che ascoltandole, come ascolterete nella preghiera che leggo, le persone possano trovare la gioia e noi possiamo risvegliarci per essere più generosi con gli altri. Va bene? Adesso ci mettiamo in piedi per chi è seduto, così facciamo un attimo la benedizione e poi dopo vi dirò come dobbiamo fare suonare queste campanelle. Adesso ancora teniamo le ferme e poi dopo la benedizione vi dico come facciamo, va bene? Prima che poi uscite fuori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria a te, o Padre, che nella prima alba del mondo hai fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con te. Ora nella tua chiesa risuonano le campane che invitano i fedeli alle celebrazioni dei misteri della salvezza. Benedici noi tuoi fedeli che portiamo a te queste campanelle in onore di San Floriano, perché facendole suonare possiamo sentire nel cuore la tua presenza che dona gioia e ci risveglia ad un'autentica vita evangelica. E concedi che facendole suonare per le strade della nostra città, al loro festoso suono tutti possano sperimentare la lieta presenza del tuo Spirito che ristora e rianima i cuori. Aiutaci a prolungare questo gioioso suono nella vita quotidiana, con azioni concrete e solidali, con l'attenzione ai bisogni di chi ci circonda, per poter partecipare con San Floriano al trionfo sul male, sull'egoismo e sulla morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso io passo con l'acqua benedetta. E oggi l'acqua sarà anche speciale perché avrà un suono anche l'acqua, mentre la sperma.